Il 27 aprile ricorre l'anniversario della nascita di Carlo Emanuele III di Savoia, ovvero il secondo re di Sardegna. Carlo Emanuele nasce nel 1701, è figlio di Vittorio Amedeo II e di Anna Maria d'Orléans, pertanto è zio di Luigi XV, il re di Francia. Inizialmente Carlo Emanuele non doveva diventare re, il titolo sarebbe spettato infatti a suo fratello, il primogenito Vittorio Amedeo, il quale però a 15 anni muore di colera. Carlo Emanuele cresce nell'ombra del padre, grande uomo di Stato, grande condottiero, figura carismatica, a differenza del figlio che invece si mostra da subito timido, schivo e dotato di una fisicità alquanto gracile. I rapporti con il padre saranno complicati per tutta la sua vita, ancora di più quando nel 1730 sarà chiamato a indossare la corona nel momento dell'abdicazione di Vittorio Amedeo II, il quale però dopo poco tempo tornerà in Italia da Chambéry in cui si era recato per cercare di strappare la corona al figlio, il quale, consigliato anche dai suoi ministri, si troverà costretto a imprigionare suo padre, prima nel castello di Rivoli, poi in quello di Moncalieri. Nel momento dell'inaugurazione della Basilica di Superga, il 30 ottobre del 1731, è proprio Carlo Emanuele III, il re in carica, che presiede al grande evento e nella Basilica di Superga, o meglio nella sua cripta, naturalmente è sepolto. Il monumento a Carlo Emanuele, vedete, è probabilmente il più bello dell'intera cripta, lo è per concezione, per organizzazione, composizione architettonica e anche per ricchezza e eleganza degli apparati decorativi. Si tratta di un tipico monumento barocco in cui vengono mostrati il volto e le virtù del sovrano e si utilizza questo stratagemma scenografico del tendaggio che va a disvelare appunto il ritratto del re e il sarcofago simbolo della sua sepoltura. Alla sinistra di questo sono sepolte le tre mogli di Carlo Emanuele III, tutte e tre morte molto giovani, a 19, 29 e anche la terza a 29 anni, tutte in occasione di parto o per complicazioni derivate dal parto stesso. La più importante di esse fu la seconda, Polissena d'Assia, la quale è stata anche madre di Vittorio Amedeo III, il successore. Osservando le figure che animano e abitano il monumento, possiamo farci un'idea di che tipo di sovrano fosse Carlo Emanuele III. La prima figura che vediamo sulla sinistra rappresenta la prudenza e ci racconta di come egli fosse stato un sovrano tendenzialmente portato non molto alla piazza, al popolo e alle grandi imprese scenografiche, quanto più alla gestione dello Stato nella parte fiscale, soprattutto nell'assegnazione delle cariche con grande cautela e anche nell'organizzazione difensiva dei confini. La regalità e la forza del sovrano sono però rappresentati dal tradizionale leone. La figura stante che ci presenta al centro il ritratto del re non è un angelo, attenzione, si tratta di un genio, ovvero una figura derivante dall'antico culto romano. I geni nella cultura dell'antica Roma erano degli spiriti protettori, dei veri e propri numi tutelari. Ne vediamo qui sulla sinistra due esempi antichi, un affresco pompeiano e il basamento della colonna di Antonino Pio. I fratelli Gollino studiarono a Roma, si ispirarono anche all'arte classica e quindi decidono di posizionare sul monumento proprio un genio armato con elmo, arco e frecce, in un certo modo quasi anticipando quella stagione di revival del classicismo che arriverà sul finire del Settecento e di cui uno dei nomi più illustri fu Canova, il quale proprio utilizzò spesso la rappresentazione dei geni all'interno dei suoi monumenti funebri, come in questo caso a destra nel monumento a Maria Cristina d'Austria. La figura che invece troviamo sulla destra è l'allegoria di una virtù prettamente maschile, ovvero il valore militare, anch'esso abbigliato, come vedete, con un'armatura all'antica. Proprio a questa virtù, che forse non ci saremmo aspettati vedere di fianco alla prudenza, si riferisce anche il bellissimo bassorilievo che si trova sul basamento del monumento funebre del sovrano e che richiama la battaglia di Guastalla. Siamo all'interno della guerra di successione polacca, Carlo Emanuele III sostiene la Francia nella candidatura di Stanislao Leszczynski sul trono di Polonia.
contrapponendosi quindi all'alleanza fra l'Austria e la Russia nel sostegno invece della candidatura di Augusto III di Sassonia. A partire dall'autunno del 1733, l'esercito guidato da Carlo Emanuele III si espande nel nord Italia, conquistando buona parte della Lombardia e anche la città di Milano. I conflitti proseguono fino ad arrivare, dopo una sosta abbastanza prolungata, ad una serie di battaglie fondamentali nel 1734 fra agosto e settembre. Guastalla, che oggi si trova in Emilia-Romagna, è proprio teatro di una di queste battaglie. Qui Carlo Emanuele III può contare sull'aiuto dei suoi generali De Broglie e De Coigny e si trova ad affrontare con 49.000 uomini un esercito di austriaci di 40.000 uomini. Grazie ad un errore di valutazione dei nemici, al grande coraggio delle truppe e ad un ottimo schieramento tattico, i franco-sardi riescono a riportare un'importante vittoria contro l'esercito imperiale d'Austria. Proprio all'interno di questa battaglia, però, emerge il carattere di Carlo Emanuele III. Il re si distinse infatti in un momento particolarmente concitato della battaglia, in cui le armate franco-sarde riuscirono a respingere quattro cariche della cavalleria austriaca, e il re, però, fu sempre in prima linea sul suo cavallo, sia a dare supporto motivazionale ai soldati, sia a dare utili e precise indicazioni tattiche. Non solo, ma combatté valorosamente, addirittura le cronache ci raccontano di come in un momento in cui era particolarmente accaldato si tolse la corazza, ma questo non gli impedì di essere sempre in prima linea a combattere contro i nemici. Nel bassorilievo possiamo riconoscerlo facilmente con la spada sguainata a guidare appunto i suoi sottoposti di cavalleria. Lo riconosciamo anche perché porta al collo il collare dell'Ordine della Santissima Annunziata. Alla fine della guerra, però, i domini su Milano vennero tolti a Carlo Emanuele III. Le superpotenze avevano deciso che i Savoia non dovevano espandersi più di tanto nel nord Italia. Ma comunque riuscì ad annettere ai propri territori Tortona, Novara e parte delle Langhe. Ecco che siamo partiti dall'osservazione del monumento funebre per cercare di capire che tipo di re fosse stato Carlo Emanuele III. Un prudente, cauto amministratore, sostenuto nel suo governo anche da capaci ministri come Bogino e il marchese Dormea, ma allo stesso tempo anche un valoroso condottiero militare. Grazie, arrivederci, speriamo di vederci presto alla Basilica di Superga.